Gobbi Gobbe, buongiorno. Si va a lavoro oggi, che tra l'altro molti dicono: ah, ma no, bello stare a casa tra Natale e Capodanno. No, sicuramente stare a casa, possibilità di riposarsi e di rilassarsi è sempre buona cosa, ma in realtà questi giorni qui dell'anno a lavoro, per quel che mi riguarda, sono ottimi perché non c'è nessuno che rompe le scatole. Ci si riesce a mettere in pari su un sacco di lavori, di cose che magari hai lasciato a metà e non sei riuscito a seguire correttamente, quindi non è malaccio. Tra l'altro, abbiamo superato Natale, abbiamo tenuto botta fino adesso, ma poi la bimba si è ammalata e adesso il terrore è che pian piano da lei passi a noi. E vabbè, insomma, cose che secondo me molti di voi avranno vissuto, molti di quelli che mi seguono avranno vissuto in queste giornate. Comunque, lo ha detto anche chi ne è. Signori, lo ha detto anche chi ne è. Se avete modo di guardare in rete, circola un video di una presenza di chi ne è, non so quale evento, nel quale appunto sono state fatte alcune domande a chi ne è. E le risposte che ha dato chi ne è non sono una sorpresa per me. Peraltro, chi mi segue da tempo e sicuramente chi mi segue da quando l'anno scorso c'è stato tutto quel procedimento ridicolo da parte della giustizia sportiva italiana nei confronti della Juve, sa che le risposte che ha dato chi ne è sono le stesse cose che ho detto io più volte nei miei video, ovvero: a chi ne gli hanno fatto una domanda e gli ho detto: allora voglio dare una risposta perché capisco chi dice, ma perché la Juve è stata indagata, ha subito questo processo, mentre altre squadre che fanno plusvalenze, eccetera, no. E chi ne dice? La risposta è banale. Il motivo è che quelli della Procura di Torino sono stati molto bravi ad indagare, mi hanno dato tanto materiale, mentre altre procure no. Tutto molto semplice. Al di là del fatto che anche il materiale che gli hanno dato è stato il materiale praticamente solo il materiale dell'accusa, la difesa non ha praticamente avuto la possibilità di difendersi come dovrebbe avvenire nei giusti processi, perché comunque all'interno della giustizia sportiva i tempi per la difesa sono ridicoli, ma adesso non voglio entrare nel merito di questa questione, magari lo faremo in un altro momento. Ma ha detto esattamente quello che dicevo io l'anno scorso, cioè non è che la Juve ha passato quello che ha passato perché la Juve è peggio, semplicemente perché non si sa nulla delle altre, non si sa nulla delle altre perché altre procure non si sono messe in moto per indagare, per cercare di capire come stanno realmente le cose. Chi ne è poi ha detto che alcune procure stanno ancora facendo indagini, altre le hanno chiuse. In realtà la cosa è veramente banale, come dice lui. La Procura di Torino evidentemente ha bisogno di indagare la Juve, perché dico ha bisogno perché lo ha dimostrato negli anni facendo innumerevoli inchieste, nella maggior parte dei casi conclusesi con un nulla di fatto. L'anno scorso non si sono concluse perché poi sono state spostate a Roma, perché un tribunale, un giudice ha detto che la Procura di Torino non aveva le competenze per poter fare quel tipo di indagine nonostante le abbia fatte, quindi una roba da terzo mondo. E quindi la Procura di Torino, particolarmente interessata alla Juventus, ha fatto questi passaggi, ha dato della documentazione a chi ne è, e quindi chi ne è ha indagato, ah, no, ha indagato, ha preso quanto gli è stato trasmesso e ha fatto tutta la sua procedura ridicola. Parlo di procedura ridicola perché quella della giustizia sportiva italiana è ridicola. E niente, una procura, quella di Torino, che chi ne dice che è stata tanto brava, ma evidentemente lo potrebbero dire anche i giornalisti, perché sono uscite, cosa vietata dalla legge, informazioni e sono andate in mano ai giornalisti, i quali quotidianamente ci hanno deliziato con degli stralci di intercettazioni, con delle robe
spesso che non servivano a nulla nel processo, ma servivano per creare l'ambiente giusto per accogliere questo tipo di processo, quindi quotidianamente un pezzettino per andare a costruire la tesi del nemico da abbattere. Ricordiamo pezzettini che facevano sempre parte dell'accusa, quindi di quella parte processuale che si muove per dare, come dire, verificare, non verificare, per dimostrare la colpevolezza, ok, dell'accusato. E questo, quello che dicevo anche l'anno scorso, è vero che il campionato è stato falsato, perché all'interno di un contesto dove le squadre dovrebbero gareggiare e competere partendo dallo stesso punto di partenza, quindi sullo stesso piano, questo contesto è stato alterato da una procura che ha deciso di fare quello che ha fatto la procura di Torino, mentre altre procure no. Quindi il campionato assolutamente è stato falsato, quindi la Juventus non ha fatto necessariamente qualche cosa, a parte che per me, analizzando il processo, non ha fatto nulla, ma facciamo finta che ci fosse qualcosa. Non ha fatto qualcosa di diverso rispetto alle altre, semplicemente le altre non sono state indagate, non si sono accesi i riflettori delle procure e quindi di conseguenza è andato tutto via liscio. Io credo che nel Burundi ci siano dinamiche democratiche molto più elevate da questo punto di vista. Io aspetto con molta ansia la pronuncia della Corte di Giustizia Europea in merito al fatto che Giraudo, insomma, ha chiesto di analizzare quanto successo in Calciopoli, perché non ritiene che si siano rispettati i canoni e i principi del giusto processo, perché è successo in Calciopoli come è successo l'anno scorso, e non vedo l'ora, perché veramente se succede questa cosa sarebbe una bella soddisfazione, amara, perché quel che è fatto, ma una bella soddisfazione, e magari si riaprirebbero alcune cose. Parlando di calcio, oggi che giorno è? Mi sono anche perso, cos'è, mercoledì? Venerdì e sabato direi che si gioca, noi giochiamo sabato contro la Roma, Locatelli in forse per una botta che ha preso, Alessandro non c'è, per il resto Chiesa dovrebbe farcela, però sono molto curioso di vedere cosa farà Allegri con Yıldız, Vlahovic e Chiesa, molto curioso. Mercato, avremo tempo di parlarne. Fatemi sapere cosa ne pensate delle parole di Kinè e anche secondo voi che formazione dovrebbe mettere Allegri sabato sera contro la Roma. Iscrivetevi al canale e passate una buona giornata.